Il caso è stato denunciato dalla rivista specializzata Lotto Corriere e immediatamente ripreso dal Codacons. Infatti la FIT, Federazione Italiana Tabaccai, avrebbe inviato una mail personale a tutti i rivenditori associati invitandoli a indirizzare i propri clienti all'acquisto dei biglietti di 7 lotterie Gratta e Vinci, per i quali i monopoli di Stato hanno comunicato il raggiungimento del payout, ossia l'avvenuto pagamento di tutti i premi e le vincite previste. In sostanza, la FIT avrebbe invitato i propri associati a spingere i cittadini all'acquisto di tali biglietti, sicuramente perdenti, per smaltire le giacenze. Il condizionale per ora è d'obbligo, e proprio per chiarire la vicenda il Codacons ha depositato un esposto alla Procura della Repubblica di Roma, chiedendo di aprire un'indagine sull'episodio e valutare se siano ravvisabili eventuali reati di natura penale, compreso quello di truffa aggravata. Modificare infatti le scelte economiche dei cittadini, prospettando loro possibili vincite, che nella realtà non potranno mai verificarsi, potrebbe costituire illeciti penalmente rilevanti, spiega l'Associazione dei Consumatori. I monopoli di Stato non possono rendersi complici di simili comportamenti. Per questo motivo saranno oggetti di apposita diffida affinché sia aperta un'indagine interna sull'episodio e sia considerata anche la possibilità di una revoca delle concessioni ai tabaccai aderenti alla FIT.